18 anni, gli chiedo scusa che l'ho fatto un po' aspettare. Abbiamo detto che vivi a Cremona, ti posso dare del tu, Stefano? Assolutamente sì, buon pomeriggio a tutti. Bene, bene. Vivi precisamente a Spinadesco, in provincia di Cremona, sei a casa, ti occupi dei tuoi fratelli che sono tre, uno di 16 anni, due gemelli di 5 anni. Certo. E ci stavi raccontando che i tuoi genitori non possono occuparsi dei tuoi fratelli. Perché lavorano tutti e due in ospedale. Cosa fanno esattamente? Sì, il mio papà è un rianimatore dell'ospedale Maggiore di Cremona, mia nonna lei è responsabile del dipartimento di emergenza dell'ospedale Maggiore di Cremona e lavora costantemente ovviamente di Sentiamo l'audio collaborazione. cattivissimo. Proviamo a capire perché prima lo sentivo bene, Stefano. Non so se sei davanti alla TV, no? Fammi No. capire, hai una cuffietta, qualcosa? Lo possiamo aiutare? Hai l'auricolare che ci può aiutare? Vediamo un po'. Tutto succede in diretta, è meraviglioso. Proviamo a Mi sente vedere. meglio? Oh, ti sento meglio, vedi? È andata bene. Perfetto. Allora, dicevi che i tuoi genitori lavorano, tuo padre è rianimatore, se ho capito bene. Sì, è responsabile 118, mentre mia mamma è responsabile del dipartimento di emergenza, sempre lì all'ospedale Maggiore di Cremona. Che cosa vi raccontano di quello che sta succedendo in questi giorni? Io li vedo poco, i miei Poco genitori, li vedo poco. principalmente alla sera. E quello che ci raccontano non è altro che quello che purtroppo vediamo e ci racconta il telegiornale, ovvero che la situazione è drammatica e Stefano, che dovevi bisogna. dire quello che ci racconta Tagadà, ma non importa, andiamo avanti. Era una battuta, Stefano è rimasto lì fermo, non so se è ferma l'immagine. No, adesso vedo che sorride, Sì, no, non ho quindi. capito cosa si è È che siamo bloccato. noi, Tagadà, quindi tutto quello che succede lo raccontiamo noi, ma non importa, andiamo avanti. No, sì, si è bloccato un attimo Ah, l'immagine. ok, perfetto. Quindi dicevi, vi raccontano quello che in realtà sentite anche dai canali, diciamo, attraverso la televisione, attraverso i giornali. Senti, Esattamente. ma tu quanto sei orgoglioso del lavoro che fanno i tuoi genitori? Tanto, così tanto che vorrei anch'io un domani lavorare in ambito sanitario e poter partecipare all'aiuto Senti, che ma anche i miei genitori danno adesso cosa a studi? Immagino che tu vada a scuola, no? Sì, studio al liceo Anguissola, un liceo qui a Cremona, con indirizzo economico-sociale a curvatura biomedica, appunto per rimanere in questo ambito, Perché diciamo. appunto vorresti fare anche tu quale? Il lavoro di mamma o di papà? Mi piacerebbe diventare medico, come il papà. E per ora, diciamo, ti dai da fare occupandoti dei fratellini. Esattamente, cerco di aiutare una mano alla famiglia, far trovare ai miei genitori la casa a posto e badare ai miei fratelli come posso. Cioè, tu la mattina ti alzi, metti a posto, rifai i letti, che fai? Mi alzo la mattina, metto a posto la casa, rifaccio i letti, faccio il Bravo, divano, accidenti. do la colazione ai miei fratelli, ovviamente mi aiuta anche l'altro mio fratello Matteo, che appunto ha 16 anni, diamo la colazione, poi guardano un po' i cartoni, cerchiamo di farli giocare il più possibile con diverse attività, dai disegni a quello che Stefano, è tu sei possibile fare. consapevole che con questa intervista stai rovinando un sacco di tuoi coetanei? Perché? Perché adesso i genitori di tutti cominceranno a dire: Cioè, "Hai visto Drago e Stefano? Stefano. Stefano si occupa dei fratelli, rimette a No, posto casa". sono assolutamente convinto di essere un ragazzo normale, non mi sento speciale né un eroe. Sono convinto che qualsiasi altro ragazzo farebbe lo stesso. Stefano, in bocca al lupo e buona giornata. Dai un bacio ai tuoi fratelli per Grazie noi. Grazie mille. Grazie, altrettanto, buon pomeriggio. per essere stato con noi. Allora.